Benvenuti a questa nuova edizione in diretta di TR24 Sport. Parliamo in apertura di calcio perché in attesa del posticipo di questa sera che vedrà scendere in campo l'Imolese contro la Feralpi Salò, la 35esima giornata di Serie C ha visto il Ravenna tagliare il traguardo della qualificazione ai play-off a fronte di un Rimini caduto in quel di Monza. Sentiamo. Le uniche buone notizie per il Rimini arrivano dagli altri campi con le sconfitte in sincro di Fano, Renate, Virtus Vecomp e Albino Leffe che hanno lasciato inalterata la classifica. Al Brianteo però non c'è stata partita. Troppo evidente la superiorità del Monza che dopo appena 8 minuti la sblocca col corner battuto da Lepore e il colpo di testa in tuffo di Marconi a siglare l'1-0. Lo stesso Marconi va a segno anche al 23esimo, ma la rete viene annullata per un offside del numero 15. Due minuti più tardi, Alimi si fa pescare in un intervento in ritardo su Reginaldo. Secondo giallo per lui e per il Rimini è notte fonda. Di lì a poco, infatti, arriva il gran gol di Ceccarelli che vale il raddoppio. Poi Reginaldo coglie anche una traversa, finché al 63esimo ci pensa Brighenti a scrivere la parola fine col colpo di testa del definitivo 3-0. Ben diverso il clima in casa Ravenna. Giallorossi che assaporano la qualificazione ai play-off e lo fanno con un'altra grande vittoria, quella strappata in serata a Verona, in casa della Virtus Vecomp. I bizantini danno letteralmente spettacolo in occasione della rete del vantaggio firmata da Nocciolini sul filtrante di Galuppini in chiusura di primo tempo. Poi nella ripresa pareggiano gli scaligeri col diagonale vincente di Onescu, ma a 5 minuti dal termine ci pensa Raffini a decidere il match, avventandosi su un pallone tenuto vivo da Gudjonsen per scaricarlo alle spalle di Giacomelli. Al Gavagnin Nocini è 2-1 per la squadra di Foschi. In Serie D invece il Cesena torna ad allungare sul Matelica grazie al contestato successo ottenuto in casa della Vastese. Bianconeri ora più 5 sul secondo posto ad appena 3 giornate dal termine del campionato di Serie D. Vediamo. L'allungo decisivo verso la Serie C, il Cesena lo piazza in casa della Vastese, pur tra mille polemiche per un rigore, quello del definitivo 1-2, inesistente. Bianconeri che scendono in campo con la determinazione giusta nei primi minuti e che si mangiano il vantaggio quando Biondini spara alto a un metro dalla porta sul perfetto assist di Valeri. In realtà le buone intenzioni dei romagnoli vanno man mano consumandosi nel corso di un primo tempo incanalato sullo 0-0 finché Munari non regala letteralmente il pallone a Stivaletta che si presenta a tu per tu con Agliardi. L'ex San Nicolò non può esimersi ed è vantaggio abruzzese. Nella ripresa però il Cesena torna sul terreno di gioco con la faccia giusta e già al quarto è calcio di rigore quando Patania stende un Valeri intento a crossare al centro. Dal dischetto Alessandro non fallisce e si ritorna in parità. Bianconeri che adesso ci credono, Valeri impegna severamente il portiere biancorosso, poi sono Munari, Tortori e Biondini ad assediare il fortino vastese. Si arriva così al 23esimo, Tortori viene steso poco prima di entrare in area da Palumbo. Frascato assegna la punizione dal limite, ma poi sbaglia a fidarsi del proprio collaboratore e assegna un rigore che non c'è. Alessandro è ancora freddissimo e il Cesena passa così a condurre. Dagli spalti monta la protesta dell'Aragona, piovono bottigliette in campo e per qualche minuto il gioco è sospeso. Alla ripresa delle operazioni il Cesena non rischia più nulla e ottiene quello che vuole, un successo che vale il nuovo più 5 sul Matelica a 3 giornate dalla fine del campionato. E a fine gara Beppe Angelini ha incassato con soddisfazione il successo dei suoi che giovedì saranno impegnati in un'altra trasferta, quella di Teramo contro il Notaresco. Allora Beppe Angelini, una partita, un romanzo, è successo di tutto, partiamo ovviamente dalla fine del risultato perché è chiaro, vittoria a Vasto e sconfitta del Matelica potrebbe essere lo scatto decisivo, poi riavvolgiamo anche la partita. Abbiamo un'altra partita giovedì e come non avevamo perso niente prima non abbiamo vinto niente neanche adesso, quindi dobbiamo stare concentrati, dobbiamo recuperare e pensare alla partita di giovedì, anche perché ci è già capitato altre volte questa cosa. Credo che i ragazzi gli vada fatto un monumento,
e per la reazione che hanno avuto, per tutto quello che è andato in campo. Al di là degli episodi che non voglio commentare perché non li ho visti io dalla panchina, però c'è stata una reazione, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo messo la Vastese in grosse difficoltà. Dopo il gol che gli avevamo regalato abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Questi ragazzi è un anno che stanno facendo delle cose incredibili e si meritano tutto quello che è successo oggi. Abbiamo fatto quello che abbiamo sempre fatto, e abbiamo vinto contro tutto, contro tutti, contro la sfiga, contro quelli che ci gufano, contro tutti. E abbiamo raschiato il barile, i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano e alla fine il risultato ci ha premiato. Un quarto posto che sa di vittoria per Andrea Dovizioso, è arrivato nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il forlivese della Ducati ha rimediato alla pessima prestazione nelle qualifiche con una gara tutta all'attacco e ha così approfittato al meglio della caduta di Marc Márquez per prendersi i punti necessari per tornare al comando della classifica mondiale a più 3 su un Valentino Rossi beffato nei giri finali da Alex Rins. È giunto dunque secondo sul traguardo di Austin. Ora il moto mondiale si trasferirà in Europa con il Gran Premio di Spagna in programma a Jerez fra 3 settimane. Ma cambiamo argomento, adesso ci dedichiamo anche al basket. Nella giornata delle squalifiche delle sconfitte per le squadre romagnole impegnate in A2, anche l'Unieuro Forlì non è riuscita a dare continuità al successo ottenuto nel derby con la Fortitudo. Biancorossi sconfitti a Mantova sull'81-66 e ora precipitati al 7° posto in classifica. Ma se una Mantova con tanta voglia, tanta energia, molto aggressiva, noi abbiamo pagato molto la loro aggressività. Ti chiedo subito, se ne avevamo poca, perché? Non vuole parlare di Mantova. Faccio solo le congratulazioni, hanno giocato meglio di noi. Noi eravamo un po' vuoti, la settimana è stata dura, l'ultimo periodo è stato molto duro, con poca gente a disposizione per allenarci. Abbiamo fatto un grosso sforzo ogni giorno per poter mettere i pezzi per allenarci, complicato. E quindi oggi abbiamo un po' pagato. Mi dispiace perché i ragazzi stanno facendo un grosso sforzo, gente infortunata, gente acciaccata con dei problemi e continuano a lavorare. E la volontà negli allenamenti oggi non ci ha pagato. Torniamo però a parlare del Cesena, lo facciamo grazie all'opinione di Luciano Poggi. Ci voleva, in una situazione di stallo come quella nella quale si stava trovando il Cesena, ci voleva davvero un momento, e l'avevamo già sottolineato, un momento di fortuna che avrebbe potuto in un certo senso far girare di nuovo la palla così come si voleva. Ed è arrivato quel momento di fortuna, perché se lo si guarda è arrivato sia su un campo che sull'altro, e sempre a favore del Cesena. Dunque l'episodio che avrebbe forse potuto determinare tutto l'esito del campionato. Perché? Perché il Cesena va sotto e in quel momento tutti sono alla disperazione. Poi arrivano, per meglio dire, due rigori, uno sicuramente non legittimo, ma è, come abbiamo detto, quel momento di fortuna che mancava da un po' di tempo ai bianconeri. E dall'altra parte arriva lo stesso episodio, più o meno un calcio di rigore a favore del Matelica, che il Matelica sbaglia, parata del portiere. Ecco dunque l'ingranaggio che si è mosso, ed è un ingranaggio, se si pensa, fondamentale, perché siamo a 3 partite dal termine del campionato e ora con il Cesena a più 5 solo il Cesena può buttare via la grande occasione che gli ha creato il destino.
Termina così questa nostra edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci.